tutti, benvenuti. Intanto se mi potete dare un feedback che mi state sentendo, vi ringrazio. Bene. Allora, do il benvenuto a tutti, vedo che siamo già a 217 partecipanti. Questo è il 14° webinar del ciclo Innovazione Digitale. Io sono Michela Di Bitonto di Formexpia e oggi vi accompagnerò durante questo webinar che è dedicato alla semplificazione del linguaggio della pubblica amministrazione e avremo i nostri relatori che ci parleranno delle novità di Docs Italia e Designer Italia. Oggi abbiamo con noi Lorenzo Fabbri del team per la trasformazione digitale, Davide Porrovecchio di Agid, Alberto Torin sempre del team e una testimonianza da Palermo, dal comune di Palermo di Ciro Spataro. Buongiorno a tutti, vedo che siete già tanti. Io prendo qualche minuto appunto per accogliere anche gli altri partecipanti e anche per parlarvi di questo ciclo di webinar. Siamo arrivati infatti con questo al 14° webinar dell'innovazione digitale. Sono organizzati nell'ambito di una convenzione tra Agida e Formexpia, Italia Login Servizi Digitali. L'obiettivo di questi webinar è quello di favorire il cambiamento delle pubbliche amministrazioni nel percorso verso il digitale. E per chi non ha seguito i precedenti webinar, potete cliccare su questo link che ho messo nel titolo della slide e potete vedere sia i materiali condivisi dai relatori che le registrazioni dei webinar. Quindi potete andare a curiosare quello che abbiamo fatto proprio per accompagnare le pubbliche amministrazioni sia nell'attuazione del piano triennale, ma anche di tutta la normativa che accompagna appunto questo obiettivo di cambiamento, beh, di trasformazione digitale. Allora, oggi parleremo di semplificazione del linguaggio, come semplificare il linguaggio e perché semplificarlo. Allora, semplificare il linguaggio serve sia per progettare servizi digitali che siano semplici e usabili per gli utenti finali. Per questo proprio le parole sono importanti, proprio perché quella parola ci porterà a una certa pagina, a un certo servizio e a una certa informazione. Quindi questo diciamo è molto importante, i nostri relatori oggi appunto ci spiegheranno anche come è importante anche per gestire i progetti della pubblica amministrazione, dove ormai oggi diciamo è fondamentale un'interdisciplinarietà anche, no, tra i vari attori chiamati in gioco. Quindi un linguaggio anche che semplifica e favorisce la collaborazione e la partecipazione, sia appunto nella fase interna del progetto, ma anche poi verso l'esterno. Quindi la partecipazione è importante e diciamo, gli strumenti che appunto agevolano questa partecipazione sono stati appunto disegnati in queste due piattaforme dal team della trasformazione digitale da Agid. Su Docs Italia abbiamo una raccolta di documenti di riferimento per appunto progettare l'innovazione digitale e un design kit che accompagna e fornisce una serie di strumenti che i vari appunto attori chiamati in causa possono utilizzare nella pratica proprio della progettazione dei servizi digitali e dei progetti digitali. Quindi lascio insomma a brevissimo la parola ai nostri relatori. Vi ricordo che potete utilizzare la chat per porre domande ai relatori, noi le raccoglieremo e le proporremo ai nostri relatori per quanto possibile, insomma, nei tempi di questo webinar. E vi comunico anche che la registrazione e i materiali verranno pubblicati su EventiPA. E quindi potrete comunque riandare a vedere la registrazione di questo webinar. E infatti in questa pagina troverete, viene pubblicato insomma, il link alla registrazione su YouTube e i materiali di ogni relatore di oggi. Allora, per non perdere troppo tempo, direi di dare la parola a Lorenzo Fabbri del team della trasformazione digitale, che invito a attivare la sua webcam e il microfono, per appunto entrare nel vivo di questo webinar e appunto do il via al suo intervento che si intitola Le parole sono importanti. Grazie Grazie. Lorenzo, ti do la parola. Grazie Michela anche per l'introduzione.
Oggi affrontiamo il tema del linguaggio nella pubblica amministrazione e lo facciamo cercando di raccontare quello che è il punto di ingresso che il team per la trasformazione digitale ha cercato di dare a questo tema, che è un tema affrontato naturalmente in diversi ambiti e momenti anche della storia della pubblica amministrazione. E diciamo il tentativo che abbiamo fatto è quello di inquadrarlo e di collegarlo ai temi della trasformazione digitale. Quindi, il tema, diciamo, della semplificazione, che va quindi, come vedete, sotto questa, diciamo, idea di base, che da molto tempo in realtà è oggetto di riflessioni sul tema della semplificazione del linguaggio, è stato affrontato essenzialmente sulla base di quelli che sono gli obiettivi di base che il piano triennale pone di fatto alla pubblica amministrazione. Il piano triennale di informatica di fatto non fa altro che costruire una serie di strumenti, di percorsi che hanno lo scopo di rendere la pubblica amministrazione più efficace e inclusiva. Questa è anche la visione del team della trasformazione digitale per tutto ciò che ha a che fare con la trasformazione digitale del paese. Come sappiamo, è un tema di tecnologia e di competenza, è un tema di tipo culturale. Bene, quando diciamo efficacia e inclusione, che cosa diciamo in pratica? In pratica facciamo riferimento a tutti quelli che sono i cosiddetti touch point, i punti di contatto della pubblica amministrazione con il cittadino e in particolare con i servizi. Quindi parliamo di una serie di cose molto concrete che vanno naturalmente dal pagare una multa, consultare una cartella clinica, vedere la pagella dei nostri figli, tanti aspetti della vita quotidiana, all'interno del quale c'è naturalmente anche la necessità di informarsi, quindi trovare e leggere un appalto. Consultare una legge, leggere un documento. L'informazione è una delle funzioni, ovviamente, che la pubblica amministrazione mette a disposizione con del cittadino. Cosa può fare il linguaggio all'interno di, diciamo, questo percorso, che ha appunto come obiettivo di avere una pubblica amministrazione più efficace e più inclusiva? Le parole chiave che abbiamo isolato e identificato sono un po' queste: sono il tema della semplicità, il tema dell'ordine, il tema dell'aggiornamento, la priorità agli standard e l'interazione. Ora, ci sono ovviamente molte relazioni tra queste parole, però in effetti, se ci pensiamo, il tema della semplicità ha molto a che fare con l'idea che bisogna trovare, diciamo, un livello, bisogna fare un lavoro sul linguaggio che consenta di fatto a tutti di accedere ai servizi e che quindi permetta di fatto ai servizi della pubblica amministrazione di essere autenticamente inclusivi. Il tema dell'ordine, cioè dell'idea di dare una struttura alle cose, evidentemente è una cosa che ci portiamo dietro e che spazia dalla progettazione di un ambiente o un ecosistema digitale, come può essere un sito web o un'app, fino al tema della struttura di un documento. Il tema dell'aggiornamento, penso che non ci sia nulla, diciamo, da dire, se non che la pubblica amministrazione ha un patrimonio di decine di migliaia di siti e applicazioni e tenere aggiornate e puntuali le informazioni per il cittadino è uno sforzo enorme. E questo ci porta a necessariamente a dover ragionare di standard. Come possiamo avere degli strumenti, delle regole che permettano un po' a tutti di lavorare allo stesso modo e di fatto di maneggiare, no, un patrimonio così ricco e cercare di tenerlo aggiornato, semplificarlo e ovviamente comunicare le informazioni con precisione. Il tema dell'interazione, perché naturalmente il linguaggio è anche interazione e la creazione di standard significa costruire un terreno comune all'interno del quale le persone possono confrontarsi e lavorare insieme. Bene, cambiare il linguaggio in una logica di trasformazione digitale essenzialmente ha un po' due percorsi. Il primo percorso è il linguaggio dei progetti. Se vogliamo, è un po' quella cosa che una volta si chiamava comunicazione interna, cioè l'idea sostanzialmente di definire il modo in cui si fanno le cose. Oggi sappiamo che le organizzazioni lavorano molto di più per progetti che per funzioni, e così anche la pubblica amministrazione deve sicuramente tendenzialmente portare avanti sempre di più un approccio ai progetti. Il linguaggio è un modo di fare project management. È un modo di lavorare ai progetti, ottenere risultati coinvolgendo e integrando persone diverse. Poi avremo un secondo tema, che è il tema del linguaggio dei servizi. Che
Cos'è il linguaggio dei servizi? È il modo in cui vengono costruiti i servizi, in cui si costruisce in diversi touch point il rapporto con il cittadino. Il piano triennale, come sappiamo, mette a disposizione degli strumenti della trasformazione digitale, che sono esattamente gli strumenti che esprimono il linguaggio dei progetti. Questi strumenti sono gli strumenti che di fatto costruiscono una piattaforma di collaborazione. Una serie di, come si chiamano di solito, collaboration tool, che di fatto abilitano un lavoro collaborativo della pubblica amministrazione e non fanno altro che favorire la costruzione di un linguaggio e di priorità comuni. Abbiamo GitHub come grande deposito e repository di codice. Abbiamo Forum Italia come lo strumento dove si può discutere e avere informazioni su tutto ciò che accade in termini di novità tecnologiche e progetti della pubblica amministrazione. Si può. Abbiamo Docs Italia. Su Docs Italia faremo un focus nella seconda parte di questo webinar. Per ora è importante dire che è il posto in cui possiamo aspettarci di trovare i documenti che raccontano i progetti della pubblica amministrazione. Docs Italia ha delle caratteristiche specifiche. È pensato per farsi leggere. I documenti su Docs Italia sono belli da leggere. Quindi l'utente, il cittadino, i funzionari della pubblica amministrazione che devono usare questi documenti per lavorare sono al centro di questo progetto. Ovviamente si porta dietro alcune caratteristiche che poi i miei colleghi Davide e Alberto vi racconteranno. Permette di fatto di avere un approccio ai documenti molto più vicino a quelli che sono i canoni del web. Ci permette di avere un approccio ai documenti che si porta dietro i web analytics, ci permette di avere documenti commentabili, ci permette di gestire i processi di consultazione. E infatti Docs Italia è lo strumento che poi il CAD definisce all'articolo 18 come strumento per gestire il processo di consultazione. Ovviamente, diciamo, lavorare sui progetti della pubblica amministrazione con una logica di inclusione e con un linguaggio che permetta di abilitare la collaborazione, richiede, diciamo, delle professionalità che consentano di governare questo processo e soprattutto di indirizzarlo. Da qui nasce l'idea di costruire un piccolo team di tech writer, che sono persone che hanno competenze tecniche e capacità di linguaggio e che fanno un po' questo mestiere di semplificare il racconto, il linguaggio e la comunicazione tecnica, aiutando anche tutte le pubbliche amministrazioni che vogliono usare il forum e Docs Italia a salire a bordo, a partecipare e a entrare a bordo della community. Poi c'è il secondo mondo. Il secondo mondo è un mondo di servizi, è il mondo, diciamo, più vicino al cittadino. Ora abbiamo fatto un webinar dedicato a tutto ciò che è Designers Italia. Qui però vorrei ricordare, credo che sia molto importante farlo, che oggi il modo in cui si costruisce un linguaggio dei servizi all'interno di tutte le grandi organizzazioni in giro per il mondo è attraverso un design system. E non c'è tendenzialmente un altro modo strutturato per farlo. Più grandi sono le organizzazioni, più hanno bisogno di un design system. Che cos'è un design system? Un design system è sostanzialmente una cassetta degli attrezzi, o se vogliamo, una scatola di mattoncini Lego, che definiscono che cosa? Essenzialmente, diciamo, gli elementi di base del linguaggio e le regole per metterli insieme. Un design system è anche un modo che permette a tutti quelli che progettano app e siti web, in questo caso la pubblica amministrazione, di contribuire. Di fatto ogni progetto può fare nascere nuove lettere di questo alfabeto e proporre a livello centrale di consolidarle. E in questo modo, diciamo, il linguaggio della pubblica amministrazione si muove in modo coordinato e può evolvere grazie al contributo di tutte le amministrazioni. È la logica di un network, sono dei meccanismi operativi che abbiamo messo a disposizione per cui ogni progetto della pubblica amministrazione deve inserire nel capitolati di gara riferimenti alle linee guida di design, può sostanzialmente a questo punto, nel momento in cui lavora su un progetto, contribuire ad alimentare, ad arricchire il sistema centrale. Di che cosa è fatto un design system? Di linee guida, quindi indicazione a tutti i livelli. È fatto di kit.
Quindi strumenti che non sono solo strumenti per designer, sono strumenti di lavoro per tutti. Quindi tutti noi che lavoriamo sui progetti della pubblica amministrazione dobbiamo utilizzare questi strumenti come framework per ricordarci che ci sono dei passaggi da fare. Questi passaggi sono coinvolgere le persone nei processi iniziali di progettazione, sono concentrarsi sulle priorità, sono ovviamente progettare con una grande attenzione agli elementi di interfaccia e agli elementi anche di contenuto. Poi entreremo tra poco nello specifico del kit dedicato ai contenuti. Come potete vedere, diciamo nella parte bassa, nell'area legata al fare, uno dei kit è legato ai contenuti, perché anche il linguaggio naturale, ovviamente, è parte di questo sistema di linguaggio della pubblica amministrazione. Un'altra cosa che fa Designers Italia sono prodotti. Perché li fa? Perché fare prodotti è il modo in cui tu costruisci mattoncini Lego, passatemi la semplificazione, è il modo in cui metti alla prova effettivamente quello che hai fatto in termini di sistema, cioè il tuo UI kit, è il modo in cui di fatto mantieni un team di lavoro che abbia una capacità operativa di fare accadere le cose. Quindi Designers Italia costruisce regole, costruisce strumenti per tutti, ma fa anche materialmente alcune cose. Ovviamente non fa tutto perché il team di Designers Italia è piccolo, però l'idea è avere un centro di competenze su questi aspetti a disposizione di tutta l'amministrazione. L'idea di Designers Italia è esattamente la stessa battaglia con cui abbiamo iniziato questo ragionamento, cioè la battaglia della semplificazione e quindi il lavoro del designer come ponte tra tecnologia e persone. Questa è un po' l'idea del design come viene visto da Designers Italia. Ovviamente, così come il portare avanti un linguaggio dei progetti della pubblica amministrazione aperto, inclusivo, richiede delle professionalità, allo stesso modo anche tenere insieme un sistema di design, quindi un linguaggio integrato all'interno della pubblica amministrazione, richiede delle professionalità che poi si sposano e danno forma a dei ruoli. Essenzialmente le aree di competenza sono quelle delle interfacce, quelle dei contenuti, quella della ricerca sugli utenti e quella del service design, cioè mettere a fuoco di fatto un processo di design dei servizi centrato sulle persone. Come avrete forse intuito da questa prima carrellata, sorge un po' una domanda di base. Abbiamo discusso un po' delle differenze, se vogliamo, tra ciò che è interno, cioè il linguaggio che usiamo per costruire dei progetti, per portare avanti dei progetti della pubblica amministrazione, si tratti dell'anagrafe nazionale piuttosto che della cittadinanza nazionale, della cittadinanza digitale, si tratti di progetti di applicazione, di progetti organizzativi. E dall'altra abbiamo parlato del linguaggio dei servizi, ma se ci pensiamo, questo tipo di distinzioni oggi non è più forte come in passato, perché ovviamente abbiamo il linguaggio del web come elemento unificante. Il web è una rete e abbiamo anche una, devo dire, legislazione che va nella direzione di rendere totalmente trasparente la pubblica amministrazione. Se ci pensate, di fatto oggi, quanti sono i documenti, quindi della pubblica amministrazione, quindi teoricamente interni, che vengono pubblicati sul web? Oggi sappiamo che leggi come la trasparenza o l'albo pretorio di fatto hanno la straordinaria, diciamo, responsabilità di rendere pubbliche queste informazioni. E allora queste informazioni bisogna iniziare a porci il tema di scriverle anche, pensando all'idea che potranno finire in mano al cittadino, potranno avere una diffusione più ampia rispetto a quella del piccolo ufficio in cui sono state prodotte. Quindi l'idea dell'apertura fa sì che alla fine il linguaggio dei progetti tenda inevitabilmente a dover essere un linguaggio aperto, così come è il linguaggio dei servizi. Diciamo che andiamo in una direzione in cui i valori della semplificazione e i valori della trasparenza viaggiano di pari passo con una logica di efficacia. Bene, a questo punto, come sapete, Designers Italia è un posto dove si trovano dei kit, strumenti molto pratici che ci permettono di lavorare su diversi ambiti. Nelle settimane precedenti a questo webinar abbiamo
Ne abbiamo presentati alcuni, per esempio abbiamo presentato i test di usabilità, che sono di fatto uno strumento che ci permettono di valutare insieme alle persone che cosa e come reagiscono di fronte a un servizio e a un'applicazione. Ora, evidentemente, anche per tutto ciò che ha a che fare con i contenuti, il tema della centralità dell'utente è estremamente rilevante. E quindi quello che noi diciamo è che anche quando si parla di linguaggio naturale bisogna applicare gli stessi metodi, lo stesso approccio di metodologia di human-centered design, mettere il cittadino al centro, fare delle attività di ricerca, anche semplici, anche super semplici, perché i test di usabilità sono cose che si possono organizzare con una relativa semplicità. Come sempre ricordo che i protocolli possono essere gestiti in modo semplice. Il numero di interviste che vanno fatte non sono tantissime, quindi diciamo che non deve spaventare l'idea di mettere in piedi dei percorsi complessi, però fare interviste, fare test di usabilità ci restituisce un grande valore perché ci aiuta a mettere i piedi per terra, ci fa capire cosa effettivamente sono le priorità del cittadino, di che cosa ha bisogno. E sul linguaggio ci porta immediatamente al tema di spingerci a parlare una lingua che non è la lingua tecnica della pubblica amministrazione, ma è la lingua che parlano gli utilizzatori di un servizio. Bene, eccoci, diciamo, alla seconda parte di questa prima presentazione ed entriamo nel merito di questo nuovo kit dedicato ai contenuti. Il kit è disponibile su Designers Italia, quindi andate su Designers Italia, c'è una voce di menu che si chiama i kit e lì dentro li trovate tutti, e tra questi anche il content kit. Il kit dedicato ai contenuti è fatto di diversi elementi e, come tutti i nostri kit, segue una logica evolutiva. Quindi non pensate di trovare un prodotto confezionato, perfetto, completo e definitivo, perché il modo in cui noi lavoriamo è quello di lavorare duramente su alcuni elementi che crediamo rilevanti, portarli in community, attendere e analizzare feedback e reazioni, raccogliere contributi delle persone. Su questo kit ne stanno già arrivando e in questo modo partecipare concretamente all'elaborazione e alla valutazione del kit. Naturalmente poi abbiamo anche una roadmap di evoluzione e aggiungeremo nuovi elementi e nuovi strumenti. Questo per dirvi che è, diciamo, un inizio di un percorso, però esistono già delle cose molto pratiche che potete utilizzare tranquillamente nel vostro lavoro quotidiano, che sia scrivere un documento piuttosto che progettare un sito web o un'app. Diciamo che il kit mette insieme cose molto diverse tra loro. Principalmente si occupa di coprire tutto il flusso di progettazione dei contenuti, quindi dalla progettazione ai temi della gestione ai temi della scrittura vera e propria. E per scrittura, ovviamente, entriamo anche, e lo vedremo, nei temi, diciamo, della revisione, dell'evoluzione dei documenti. Infatti, è bene, quando parliamo di contenuti, fare un piccolo chiarimento su quelli che sono effettivamente quella che effettivamente è la presenza nel linguaggio verbale, in quello che è il sistema dei servizi digitali della pubblica amministrazione. Quindi diamo un'occhiata a quelle che sono le diverse aree. Ok, una prima funzione, diciamo, del linguaggio verbale è spesso quello di aiutare l'utente a avere una percezione dell'ambiente, dell'ecosistema informativo in cui si muove. Quindi il linguaggio verbale aiuta molto l'utente da questo punto di vista. E si esprime in certi ambiti delle interfacce, come la progettazione dei menu di navigazione, le etichette e i filtri di ricerca. Progettare un buon motore di ricerca vicino e attento ai bisogni di un cittadino è una tecnica molto, molto specifica, e qualcuno direbbe quasi un'arte, nel senso che effettivamente le organizzazioni in giro per il mondo che riescono a progettare motori di ricerca estremamente efficaci, che si prendono cura dei propri utenti, ne hanno grandi benefici. In quello che vediamo sulla destra, vediamo un sistema di autocomplete che suggerisce all'utente, mentre compila la sua query, quali sono le ricerche che potrebbe fare su questo sito. È un piccolo elemento,
Come vedete, questo elemento di linguaggio è accompagnato da un set di icone che caratterizzano le diverse tipologie di contenuti che sono disponibili su quel sito specifico. Ecco, questo piccolo sistema di linguaggio è ciò che di fatto aiuta l'utente a raggiungere il suo obiettivo e anche a orientarsi a capire che cosa c'è all'interno di un sito web. Quindi una delle prime regole che possiamo portarci a casa è che dentro un sito web il tema della progettazione della ricerca e della costruzione di menu semplici e ordinati ha un grande valore. E quindi bisogna dargli l'attenzione che merita. Andiamo a un secondo tema, che è il tema di come faccio a fare qualcosa, quindi l'idea delle guide. Quindi qui è una grande seconda funzione in cui il linguaggio naturale spesso svolge un ruolo fondamentale. Qui a destra vedete un modello di scheda di come si fanno le detrazioni delle fiscali in UK. Essenzialmente il concetto è progettiamo delle schede dedicate a dei servizi. Questo è un tema, secondo me, molto interessante, anche molto verticale. Progettare una buona scheda che descrive un servizio non più lunga di quello che deve essere, orientata all'efficacia, semplice, con tutte le istruzioni che mi servono per fruire di questo servizio, sia allo sportello che sul digitale, è un'altra grande sfida di chi fa content design. E poi c'è l'altro tema del fatto che molto spesso dentro il mondo della pubblica amministrazione, quello che sei lì per informarti, perché una delle grandi funzioni della pubblica amministrazione è, diciamo, informare il cittadino a tanti livelli. E spesso quindi la forma, diciamo, che si dà a questa cosa è un documento. E quindi questo ci riporta sul tema del documento. Stiamo parlando di un bando di gara, stiamo parlando di una pagella, stiamo parlando di una cartella clinica. Che forma ha il documento che andiamo a leggerlo? Lo leggiamo all'interno di un contesto che lo rende fruibile in ambito digitale. E il titolo è comprensibile, si capisce immediatamente di che cosa parla quel documento. E poi andando avanti c'è un tema che a me è molto caro, che è un po' l'idea, diciamo, che passa sotto il termine di microcopy, cioè tutti quei piccoli testi che accompagnano di fatto la progettazione delle interfacce digitali e aiutano l'utente nello svolgere il compito che deve fare. Sia questo compito può essere compilare una form, può essere effettuare un pagamento, può essere registrarsi. Ecco, il microcopy la possiamo vedere come un tentativo di accompagnare costantemente l'utente, di non farlo mai sentire solo. Sostanzialmente di prendersi cura di lui e richiede una grande attenzione ai dettagli, ma di fatto il linguaggio spesso è una questione di attenzione e cura per i dettagli. Il kit sui contenuti contiene una guida al linguaggio, strumenti di revisione collaborativa, contiene modalità per fare un workshop sui contenuti, contiene strumenti per fare un audit. E contiene naturalmente degli spreadsheet che ci permettono di fare content inventory, che è un'altra cosa fondamentale da fare, ovviamente con scopi diversi. E volevo farvi una carrellata negli ultimi minuti che abbiamo a disposizione. E quello che trovate qui è un esercizio di editing collaborativo che spinge, diciamo, a fare editing di un testo in modo collaborativo, appunto, ma ancor prima a farlo partendo dall'interfaccia in cui stanno i testi. Quindi il primo invito che questo esercizio vi fa è quello di iniziare a commentare i testi partendo dall'interfaccia in cui questi testi vivono. Quindi non portate i testi su Word per valutarli, prima valutateli dentro i siti web in cui sono collocati. Questo vi aiuterà molto. Fatelo anche da smartphone, ovviamente, perché le persone leggono un sacco da smartphone e due righe di testo scritte bene in italiano su lettere da desktop e da smartphone fanno un effetto diverso, lo sappiamo. Dell'audit dei contenuti, ho detto poco fa, c'è un grande tema legato alle parole, le parole della pubblica amministrazione. Allora ci sono strumenti come Google Trends che ci permettono di capire che cosa cercano le persone in rete e soprattutto anche di fare dei confronti, confrontando le parole. Diverse parole e ci aiutano a prendere consapevolezza che ci sono parole molto più complesse e poco usate, parole molto più semplici e molto usate. Usiamo le parole più semplici, usiamo le parole che le persone usano sul web per cercare le cose. E per questo abbiamo costruito una guida al linguaggio che è un pezzo
del Design System Designers Italia. È un inizio di progetto, l'idea che esista un glossario della pubblica amministrazione con alcune parole chiave e l'idea di costruire degli standard sull'uso di questi termini. Ci siano delle regole di base per la scrittura nel digitale, mettendo in evidenza aspetti di ottimizzazione per i motori di ricerca, aspetti legati all'accessibilità, aspetti legati allo stile specifico per il web. Partendo anche da cose molto semplici, che sono la necessità di abituarsi ad utilizzare i link. Il tono di voce. Abbiamo costruito una sezione dedicata a questo aspetto, che non è affatto banale, l'idea che le persone fanno diverse cose sul web, nei siti della pubblica amministrazione, lo fanno con uno stato d'animo diverso a seconda delle attività che svolgono, e che il linguaggio deve accompagnare queste attività. Quindi ci muoviamo in contesti diversi, soprattutto. È diverso il contesto in cui io consulto una cartella clinica rispetto a quello in cui vedo la pagella di mia figlia, rispetto a quello in cui devo fare un pagamento. Strumenti per la gestione dei contenuti, quindi board di Trello, e direi infine uno strumento di lavoro su cui stiamo lavorando. Non abbiamo ancora rilasciato, ma lo stiamo facendo tesoro delle cose che abbiamo prodotto in precedenza, è costruire una sezione di template per i documenti della pubblica amministrazione. Siccome, partendo da un concetto molto semplice, siccome di fatto quasi tutti i nostri documenti sono documenti che devono finire sul web e ci finiscono, perché finiscono sui siti della pubblica amministrazione, iniziamo a scriverli pensando a questi documenti come a documenti da scrivere per il web. Titoliamoli in modo corretto, inseriamo una descrizione, utilizziamo eventualmente i link intratestuali all'interno del testo e una serie di piccoli accorgimenti che faranno sì che quando li portiamo sul web, questi documenti saranno trovabili dalle persone, le persone li troveranno più semplici da leggere e più comprensibili. Faremo un grande favore a tutti e otterremo un grande risultato, che è quello di realizzare in modo concreto la trasparenza, facilitando la trovabilità delle informazioni e facendo sì che effettivamente questo grande patrimonio di informazioni della pubblica amministrazione sia effettivamente comprensibile dai cittadini e anche da noi. Ecco, questa è, diciamo, la conclusione di questa carrellata. In realtà è l'inizio di un percorso. Quindi vi invito a seguirci su Designers Italia, ad inviare, a valutare, ad analizzare il progetto e soprattutto ad utilizzare i nostri kit per restituirci sostanzialmente un vostro punto di vista e aiutarci a migliorarli, perché di fatto questi kit hanno l'obiettivo di accompagnare tante attività quotidiane che noi tutti abbiamo. Per quanto riguarda il linguaggio, noi ovviamente li stiamo usando nei nostri progetti e a questo punto non posso che invitare anche voi a Grazie Lorenzo per il provarli e vi tuo ringrazio per prezioso l'attenzione. intervento. Passo la Sicuramente parola ai insomma colleghi l'invito per la è di andare seconda a parte che sarà vedere Design dedicata Italia, in di più a particolare tutto questo ciò che è il content kit, quindi linguaggio dei è uno progetti, in stimolo insomma anche particolare alla a Docs Italia. Grazie. partecipazione appunto dei nostri utenti insomma, a questo progetto. Allora, guardando un po' dalla chat, diciamo un po' l'interrogativo che alcuni si sono fatti riguarda insomma cosa cercano gli utenti in rete, cosa ci può aiutare insomma per progettare i servizi in modo proprio che rispondano alle esigenze degli utenti. Un po' hai già risposto appunto parlando di Google Trends e anche di Analytics, che insomma generalmente appunto forniscono diciamo un report proprio di quelle che sono le parole chiave cercate appunto dagli utenti sui motori di ricerca e su Google. Quindi non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo. Direi due cose. Uno, ci sono tutti i siti web della pubblica amministrazione dovrebbero avere dei sistemi di web analytics
Ovviamente noi suggeriamo di utilizzare un prodotto open source che si chiama Matomo, che è GDPR compliant, che quindi non presenta particolari problematiche per il setup. E questo ti restituisce velocemente delle informazioni su che cosa cercano le persone sul tuo sito, quali sono le pagine più importanti. Quindi ti fa fare un lavoro pazzesco di prioritizzazione, cioè vedi subito alla fine quali sono le cose più importanti, su quali pagine bisogna concentrarci. Sono quelle più visitate dalle persone. Poi naturalmente puoi fare un lavoro su quelli che sono gli argomenti più cercati, no? E quindi da lì partire ad interrogarti su una serie di piccole strategie legate ai tuoi contenuti. Cosa importante è che quando progettiamo delle pagine abbiamo sempre in mente a che cosa servono. L'idea, per esempio, nel governo UK c'è questa idea che ogni Bene, pagina grazie, grazie. deve Matomo, rispondere a un dici? bisogno dell'utente. E Quindi non creo rispondendo nessuna alla pagina se chat. questa pagina non risponde a un bisogno dell'utente. E non creo E neanche più allora, poi pagine che chiedono appunto rispondono allo stesso su bisogno perché sto duplicando motore, contenuti. se è in progettazione un motore di ricerca dove il cittadino può porre la sua domanda in linguaggio naturale, mi sembra che qualcosa si sta facendo anche su questo, credo, non so, Lorenzo. Allora, diciamo che noi come team digitale non abbiamo progetti in questa direzione, perché quello che crediamo è che ogni, diciamo, pubblica amministrazione, lavorando in modo abbastanza, cioè concentrandosi su poche priorità che hanno a che fare con il linguaggio principalmente, possa rendere molto più trovabili le proprie informazioni, cioè facili da trovare, anche utilizzando motori di ricerca classici. Sappiamo che di fatto è un monopolio, è quello di Google. Però il primo sforzo da fare è chiamare, diciamo, le cose, no, con il loro nome, seguendo alcune regole ovviamente di scrittura per il web, no? Piuttosto che pensare che ci sarà, diciamo, uno strumento centrale che salverà tutti noi indicizzando correttamente tutti i contenuti. Poi ovviamente ci sono anche delle soluzioni intermedie, per esempio la stessa Gov UK è riuscita a centralizzare tutta una sezione dedicata ai servizi del paese. Sappiamo che in Italia è molto difficile perché comunque il sistema della pubblica amministrazione è estremamente ramificato, no? E quindi l'idea di centralizzare tutto e indicizzare tutto richiederebbe una governance molto forte. Se già i siti web e servizi utilizzassero, diciamo, le regole di base della SEO e Va bene, della grazie Lorenzo. titolazione delle pagine Passerei web, all'intervento successivo e con questo Ciro renderebbe i Spataro del contenuti e i Comune di servizi della Palermo che pubblica ci amministrazione molto più facili racconterà da la trovare sua sul web e esperienza. quindi risolverebbe, diciamo, a monte il problema. Grazie E chiedo quindi a Ciro Spataro di attivare la sua webcam e il suo microfono. Benissimo. Ciro, a te la parola, mi grazie. sentite? Sì, ti Ok. sentiamo Ciro Ciao a perfettamente. tutti. Puoi partire col tuo intervento, grazie. Allora, io vi annoierò una decina di minuti su un aspetto della comunicazione pubblica che è uno degli ultimi prodotti del team Trasformazione Digitale e si tratta di Docs Italia. Innanzitutto, Docs Italia, così come appare a un dipendente della pubblica amministrazione come sono io, è una nuova modalità di pubblicazione dei documenti della pubblica amministrazione, siano esse delibere, determine, accordi. E la nuova, diciamo, modalità sta, la nuova, diciamo, il nuovo formato, l'innovazione sta appunto nella consultabilità che si ha di questo formato. Noi siamo abituati al formato, ovviamente nella pubblica amministrazione il PDF è il formato che regna sovrano e che spesso nelle pubbliche amministrazioni è un formato non accessibile, quindi un formato che è frutto di una scansione, per esempio, scansione di carta. E molte pubbliche amministrazioni soffriamo di questa, diciamo, di questa malattia. Docs Italia si
rappresenta una novità perché è un formato che si adatta a diverse tipologie di schermi. Possiamo effettuare ricerche testuali di parole chiave all'interno del documento. È un formato scoperto sulla mia pelle che mi stimola a leggere un documento. È un formato commentabile, quindi utile per stimolare la partecipazione, come nel caso di documenti linee guida del patrimonio informativo pubblico o altri documenti che il team di trasformazione digitale ha messo in consultazione e quindi rendere disponibile la partecipazione. Docs Italia può essere una modalità di pubblicazione perfetta per pubblicare nelle pubbliche amministrazioni, ad esempio linee guida, regolamenti, carte di servizi, i famosi bilanci sociali che ogni pubblica amministrazione deve pubblicare, ma perché no, decreti, leggi, norme varie, protocolli d'intesa, deliberazioni, per esempio, previsto un articolato molto, molto lungo, con tanti capitoli, tanti paragrafi, oppure per esempio per manuali d'uso di software. Noi, io assieme a un collega di stanza che sta di fronte a me, abbiamo creato su Docs Italia il manuale di un applicativo gestionale per il quale andiamo a fare formazione negli uffici comunali. Il primo amore, che diciamo il primo innamoramento personale, su Docs Italia è stato col CAD, perché mi sono ritrovato diverse volte a dover consultare il codice dell'amministrazione digitale, il CAD, durante le riunioni e con lo smartphone, non avendo il PC, insomma, veniva difficile andare ad aprire un PDF, quindi in questa modalità è molto più snello e molto più pratico. E possiamo cercare nella barra del search, cerca nel documento, possiamo cercare delle parole chiave, ci viene restituita un elenco di tutte le parti del documento di Docs Italia in cui viene citata quella parola chiave che noi cerchiamo. Uno dei primi documenti che diciamo è stato costruito e che è diventato famoso su questa modalità di Docs Italia è la famosa relazione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul livello di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. Venne pubblicato il risultato di questa commissione inizialmente in un PDF di circa, non so, ora non mi ricordo quanto, di circa 300 pagine o qualcosa di lì. Io lo lessi perché mi interessavano le risultanze e feci un post su Medium dove feci presente una sorta di sintesi di quelle che erano le raccomandazioni, i consigli che questa commissione parlamentare d'inchiesta dava all'EPA alla luce del lavoro che aveva fatto. Nel post scrissi che sarebbe stato bello se la commissione parlamentare d'inchiesta poteva pubblicare su Rede Docs. E Matteo Troia, che vi piace diciamo, nominare, colse, che lavorava nella commissione parlamentare d'inchiesta, colse questo stimolo e realizzò questo obiettivo. Costruì questo documento prezioso su Docs Italia. Docs Italia, pian piano, dopo che diciamo, sono stati pubblicati i primi documenti, quindi il piano triennale dell'ICT per la pubblica amministrazione, il codice dell'amministrazione digitale, le linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, cominciò a essere più conosciuto e quindi alcuni nelle pubbliche amministrazioni cominciarono a diciamo
a smanettare, a pubblicare i primi documenti locali, quindi alcune le linee guida. Io, per esempio, cominciai a compilare le linee guida Open Data al Comune di Palermo, ma ci furono altri, Giuseppe Zileni, Pablo Persico, che cominciarono ecco, in questa slide c'è, diciamo, un primo elenco dei primi pionieri delle pubbliche amministrazioni locali che si cimentavano E così cominciò diciamo, a rendersi più famoso. Poi l'utilizzo di Docs Italia. Poi anche il Forum Italia, questo, diciamo, questo ambiente di scambio di conoscenze e di opinioni sui servizi digitali della pubblica amministrazione, veicolò diciamo i primi riusi di Docs Italia. E quindi si cominciano a costruire le prime interazioni tra cittadini della società civile, dipendenti della pubblica amministrazione e gli stessi membri del team di trasformazione digitale sull'argomento appunto dell'utilizzo di Docs Italia. Tre persone cominciamo a scrivere un paio di mesi fa, se non ricordo male, un mese e mezzo fa. Pablo Persico della città metropolitana di Napoli, Andrea Borruso che in Italia non ha bisogno di presentazioni per il contributo che fornisce, formativo che fornisce a molti dipendenti della pubblica amministrazione, e io cominciamo a scrivere una guida che era come applicare lo starter kit di Docs Italia. Docs Italia, il team aveva pubblicato questa guida su come le pubbliche amministrazioni potessero utilizzare questo strumento, diciamo, per pubblicare documenti. E quindi abbiamo scritto una guida in cui abbiamo fatto una sorta di doppia versione di documento su Docs Italia. Una prima versione che era, diciamo, spiegata in maniera più facile, cioè cose facili da fare per realizzare un Docs Italia, e una seconda versione scritta per mano di Pablo Persico, un po' più bravino di me, diciamo, un po' più complessa e articolata. Ma ambedue le versioni avevano appunto l'obiettivo di fare vedere ad altri dipendenti della pubblica amministrazione come poter utilizzare, diciamo, questo strumento per pubblicare documenti in una nuova modalità. Io poi cominciai a scrivere, presi una serie di regolamenti e di linee guida del Comune Palermo e trasformai 9 PDF, per esempio, in 9 documenti su Docs Italia, che ora sono disponibili, diciamo, per la consultazione. Una cosa che mi piace dire è che da quando si è cominciato a spargere un po' la voce tra chi frequenta il Forum Italia o chi segue i lavori del team Trasformazione Digitale, arrivano le prime così sorte di richieste di aiuto per costruire i primi documenti delle pubbliche amministrazioni su Docs Italia. Venerdì 22 giugno abbiamo un appuntamento a Udine con un'iniziativa formativa organizzata dall'ANCI Friuli Venezia Giulia, in cui insieme costruiremo, partendo da un PDF, costruiremo un documento pubblico su Docs Italia, assieme a Marina Galluzzo del Comune di Udine, che come me si è resa, diciamo, disponibile a utilizzare il formato appunto di pubblicazione documentale di Docs Italia. Un'altra cosa che mi piace condividere con voi tutti è per pubblicare su Docs Italia, un documento su Docs Italia, abbiamo bisogno di scrivere il testo di quello che andrà poi visualizzato su pagina HTML di Docs Italia. Abbiamo bisogno di scriverlo con un linguaggio che si chiama RST, Restructured Text. Naturalmente questo per tantissimi dipendenti della pubblica amministrazione può rappresentare una sorta di ostacolo, perché è un linguaggio che ha una sua sintassi e bisogna conoscerla per poter trasformare un testo poi in un testo che viene poi visualizzato nelle pagine di Docs Italia.
Allora, casualmente cercando sul web ho scoperto un componente aggiuntivo di Google Doc che si chiama GG Editor. Noi andiamo su Google Doc, installiamo questo componente aggiuntivo e questo componente aggiuntivo fa per noi un lavoro prezioso, quello di trasformare il documento che noi scriviamo testualmente su Google Doc, lo trasforma in RST, compilandolo direttamente su Redox. Fondamentale è creare, per sfruttare questo, diciamo, automatismo, è fondamentale creare gli account su GitHub e Redox oggi e usare un account Google per appunto usare lo strumento Google Drive, Google Doc e installare su Google Doc questo componente aggiuntivo che si chiama GG Editor. Su questa presentazione c'è nella slide precedente c'è appunto questo link al quale potete accedere. Ho scritto un tutorial per facilitare, diciamo, la vita a chi si vuole cimentare per l'utilizzo di questo strumento. Devo dire che è molto comodo, io lo utilizzo, e rende, diciamo, l'attività, di pubblicazione molto facile e veloce. Ovviamente il team, diciamo, è anche oggetto di studio e di analisi del team trasformazione digitale per ottimizzare, diciamo, questo processo di conversione dal testo, diciamo, che può essere scritto su un editor di testo in quella che poi sarà la versione definitiva che andrà su Docs Italia. Questa è, per esempio, questa slide avete un classico esempio dello stile di Docs Italia, questo è lo Starter Kit col suo header in cui appunto sta scritto Docs Italia e se noi non utilizziamo lo stile Docs Italia ma utilizziamo, diciamo, il formato Read the Docs per tutti quei documenti che non sono della pubblica amministrazione che quindi possono essere redatti senza l'header di Docs Italia perché Docs Italia riguarda tutto ciò che è il mondo della pubblica amministrazione, può essere utilizzato diciamo, questo stile senza header. Quindi, fondamentalmente, mi sono davvero divertito tanto a lavorare con Docs Italia. Alla luce dell'esperienza personale, è uno strumento che mi sento di consigliare nella pubblica amministrazione a tutti indistintamente, perché, abbiamo detto prima, rende diciamo, la fruibilità dei testi molto più semplice. Soprattutto in mobilità, nei dispositivi mobili, e questa, diciamo, già basta questa ragione per renderlo alternativo a un formato PDF dove chiaramente lo sappiamo tutti, dobbiamo andare con le dita a zoomare per capire, diciamo, dove finisce la frase. Insomma, sappiamo tutti come si gestisce un PDF in uno smartphone, in un display allo smartphone. Quindi noi abbiamo iniziato in un po' di pubblica amministrazione, appunto, con questi nomi di queste persone che ho citato. Ovviamente siamo disponibili a condividere con voi esperienza e a darvi un supporto, un aiuto per cercare di eliminare quanto più possibile i PDF dalla pubblica amministrazione e soprattutto quelli formato immagine, dove ci siamo intrappolati anche purtroppo noi del Comune di Palermo, però abbiamo cominciato a emanare le prime circolari agli uffici spiegando come, diciamo, eliminarlo direttamente e cercando di essere più CAD compliant, insomma, fare le, diciamo, le pubblicazioni documentali secondo CAD, secondo il codice dell'amministrazione digitale. Un'ultima slide, giusto per ridere, ma che vi, diciamo, è emblematica del lavoro che sto facendo assieme ad altre persone di altre pubbliche amministrazioni, insieme al team. È uno spot. Se ti viene voglia, se ti è venuta voglia di pubblicare documenti su Docs Italia, hai bisogno, diciamo, di una mano per cominciare, per cominciare senza confonderti, adotta un dipendente pubblico Docs Coltore. E quindi dove potete vedere qua la terra è rappresentata
dal Google Doc, dal profilo GitHub, GG Editor, ecco, diciamo il motore di questo attrezzo meccanico a scoppio, che diciamo, serve per lavorare la terra, e Doxitalia è il frutto, è l'albero che diciamo, viene realizzato attraverso l'utilizzo di questi materiali. Spero che con quest'ultima slide possa, diciamo, possa avere sensibilizzato la vostra, attirato la vostra attenzione, e fondamentalmente, se vi serve una mano, mi piace condividere con quante più possibili persone, un nuovo modo di pubblicare documenti, nella pubblica amministrazione. Siamo pionieri del cambiamento noi dentro le pubbliche amministrazioni, i dipendenti, non ha importanza se è categoria C, B, D, non ha importanza. Noi tutti editiamo testo, editiamo determine, delibere, accordi di programma, protocolli di intesa. Quindi, siamo noi stessi in prima persona il cambiamento che vogliamo vedere dentro la pubblica amministrazione. E questo è un piccolo inizio, un piccolo, diciamo, un pezzettino di innovazione che possiamo operare. Grazie a tutti della vostra attenzione. Grazie mille Ciro, veramente utile il tuo intervento e anche questa guida che hai fatto, questo tutorial appunto per questa conversione dei documenti. Ti ringrazio molto. Intanto comunico ai partecipanti che le slide della registrazione verranno pubblicate comunque sulla pagina dell'evento, su Eventi PA. Allora, chiedo a Davide e Alberto di intervenire, in quanto ci sono delle domande un po', diciamo, a cui potrebbero anche rispondere direttamente loro. Quindi se vogliono appunto attivare webcam, appunto vedo che Davide sta attivando la sua webcam, appunto ci sono alcune domande proprio su Docs Italia, alcuni dubbi a cui sicuramente voi che siete più addentro al discorso potete rispondere. Beh, dico, alcune di queste domande risponderemo nel corso della nostra Ah, presentazione che perfetto. inizieremo a breve. Quindi, se sei d'accordo, rinvierei, diciamo, per evitare di ripetere più di una volta, diciamo, le stesse informazioni, eventualmente a tutte le Perfetto. domande non risposte alla fine della nostra presentazione. Benissimo, allora vi hanno preceduto, va bene, allora attendiamo appunto i vostri chiarimenti nella presentazione, vi lascio la parola e ringrazio ancora Ciro per il suo preziosissimo intervento. Bene, buongiorno a tutti, comincio io. Io e Davide parleremo di Docs Italia, della piattaforma, e vi daremo qualche informazione in più. Prima però comincerei con una breve introduzione e mi ricollego al discorso che faceva prima Lorenzo sulla trasformazione digitale. Il piano triennale, come probabilmente sapete, prevede degli strumenti per realizzare questa trasformazione digitale e questi sono principalmente le community di designers e sviluppatori che lavorano a stretto contatto con le persone che lavorano nella e per la pubblica amministrazione. Un altro strumento è la documentazione tecnica, ovvero documentare e spiegare i vari progetti che avvengono all'interno della PA. Un altro strumento è quello della collaborazione, quindi uno strumento che metta le persone in grado di interagire le une con le altre. E infine un luogo dove conservare tutti i codici, tutto il software che viene prodotto dalla pubblica amministrazione. E Docs Italia si inserisce appunto in questo contesto. E dal punto di vista normativo è un sistema di gestione dei documenti e è un sistema che favorisce i processi di consultazione e appunto questo sistema è previsto sia dal piano triennale che dal CAD. Le caratteristiche le ha un po' descritte Lorenzo prima, ma faccio due appunti. La prima è il sistema di controllo versione, version control, che significa essere in grado di vedere le varie versioni di un documento, ne parleremo poi più avanti. E
Seconda caratteristica importante sono i commenti, la possibilità di commentare e quindi realizzare delle consultazioni pubbliche sui documenti. Un altro punto importante di cui hanno parlato sia Lorenzo che Ciro prima è il fatto dell'usabilità, quindi rendere i documenti accessibili ugualmente bene sia dai computer che dagli smartphone. Poi strumenti di web analytics, ovvero strumenti che ci permettono di monitorare le visite ai documenti di Docs Italia e vedere quali utenti cercano quali parole e poter migliorare appunto i siti in base a queste informazioni. Infine, Docs Italia mette a disposizione delle guide e degli starter kit per pubblicare nuovi documenti. Quindi, Docs Italia, appunto, come dicevo prima, si inserisce in un ecosistema, quindi in un insieme di strumenti che interagiscono fra loro. Con Docs Italia, appunto, è possibile pubblicare, leggere, organizzare, cercare, commentare i documenti e appunto fa questo interagendo appunto con le altre parti di questo ecosistema. La prima di queste parti è probabilmente GitHub, ovvero probabilmente molti di voi lo conoscono già questa piattaforma. GitHub non fa altro che ospitare i documenti di Docs Italia e alimentare Docs Italia con il codice sorgente. GitHub, appunto, è una piattaforma di scambio di codici, di software, di sviluppo, piattaforma di code sharing, appunto, la più usata al mondo, probabilmente l'avrete sentita in questi giorni, appunto, nelle notizie. Si tratta di un ambiente in cui gli sviluppatori possono collaborare fra loro a dei progetti, spesso progetti open source, e possono collaborare anche con organizzazioni. E tra queste organizzazioni c'è appunto GitHub Italia, l'organizzazione di Developers Italia, che ospita in un unico luogo codice, quindi software, documenti, documentazione tecnica, vari asset, tutti relativi a progetti di rilevanza e importanza nazionale. Ecco quindi un primo punto della trasformazione digitale, quello di non avere tanti luoghi separati, ma riunire tutti i progetti in uno stesso posto. Un altro di questi strumenti per la trasformazione digitale che appunto interagisce con Docs Italia è il forum. È uno spazio di condivisione che funge sia da scambio appunto di opinioni e di idee fra gli utenti, ma anche come spazio di discussione vera e propria per le consultazioni. Il forum è organizzato per progetti, quindi se entrate appunto nel sito del forum troverete questa pagina divisa appunto per i vari progetti a cui il team digitale sta lavorando. E ovviamente, man mano che cresce la base di utenti del forum, crescono le interazioni e cresce anche la conoscenza, diciamo, che viene scambiata i problemi che vengono risolti tra i vari utenti e cresce anche la qualità delle risposte stesse. Per darvi un esempio, le linee guida di design sono pubblicate su Docs Italia, appunto come documento, ma vengono ospitate, il loro codice viene ospitato su GitHub e sul forum gli utenti possono commentare e discutere in merito alle varie sezioni delle linee guida stesse. Infine, un altro punto importante di cui purtroppo non abbiamo il tempo di parlare oggi sono le community, le due community che fanno da base appunto a questa trasformazione, che sono Developers Italia da una parte e Designers Italia dall'altra, e appunto una community di sviluppatori e un'altra community di designers. E ovviamente, in fin dei conti,
al di là dei vari strumenti, la vera trasformazione parte dalle persone, quindi è chiaro che la community è lo scheletro, è il punto, è il cardine di questa trasformazione, quindi è certamente uno degli aspetti fondamentali. Passiamo ora invece all'aspetto un po' più tecnico di come viene pubblicato e gestito un documento su Docs Italia. Come si diceva prima, il mio ruolo all'interno come collaboratore del team è quello di technical writer, ossia mi occupo appunto assieme al resto del team di scrivere, modificare, rivedere, rendere in definitiva i documenti più accessibili per chi li legge. E troviamo che cambiando il linguaggio della pubblica amministrazione con l'uso appunto dei kit che ha descritto prima Lorenzo, si può fare un grosso servizio al cittadino, un servizio che permette di avvicinare la pubblica amministrazione proprio ai bisogni reali dei cittadini. Quanto riguarda le fasi di pubblicazione, ovviamente sono diverse, si parte dallo scrivere un documento, prima ancora a monte capire che documento scrivere, quali sono i bisogni che andiamo a soddisfare con quel documento. E quindi scrivere il documento, spesso anche grazie all'uso dei kit che stiamo preparando, convertire il documento in un formato che sia appunto nel formato di Docs Italia, pubblicarlo e poi in maniera costante e continua rivederlo, correggere eventuali refusi e migliorarlo. Ora, tutti questi passaggi sono descritti nella guida che è disponibile online. A questo indirizzo, la guida di Docs Italia appunto prende per mano l'utente e lo porta a creare un documento dalle basi, quindi partendo da un kit fino appunto al documento finale su Docs Italia. In breve, il flusso di pubblicazione che prima anche Ciro ha descritto. Ma in maniera molto sommaria consiste nel creare un documento in formato RST, quindi questo formato in cui la formattazione del documento viene specificata con una sintassi particolare. Poi caricare questi documenti su GitHub, quindi in un luogo pubblico, e infine pubblicarli su Docs Italia. Ovviamente, appunto Ciro diceva prima, molti dipendenti della pubblica amministrazione non scrivono i propri documenti direttamente in RST, quindi due flussi possibili sono quelli di scrivere il documento con un editor tradizionale di testo come Word o LibreOffice o Google Docs e poi convertirli appunto con strumenti speciali. Convertirli nel formato RST e quindi in un formato adatto per Docs Italia. E in questo caso i flussi possibili sono due: uno da Word o LibreOffice con Pandoc, che è questo strumento da linea di comando, e l'altro appunto da Google Docs usando un'estensione di Chrome. E in entrambi i casi stiamo sviluppando dei convertitori che permettano dei convertitori online, quindi delle applicazioni in cui l'utente possa andare su un sito, caricare il proprio documento e vedersi restituire un RST pronto per essere caricato e pubblicato su Docs Italia. Una cosa importante della piattaforma riguarda le revisioni e il versionamento. Noi sappiamo che un documento raramente viene pubblicato da subito nella sua versione finale. Spesso ci sono modifiche intermedie, banalmente refusi che vengono corretti o parti che vengono migliorate. Quindi Docs Italia, appoggiandosi a GitHub, riesce a tenere traccia di tutte le versioni del documento. Quindi in ogni momento è possibile recuperare una versione precedente. E appunto fa questo per chi ha una certa familiarità con GitHub, lo fa attraverso i tag di GitHub. Un esempio di questo processo è appunto il codice dell'amministrazione digitale, il CAD,
E come sapete ci sono state nel corso degli anni varie versioni, una trentina, che sono tutte disponibili su Docs Italia e accessibili tramite una tendina laterale. E su GitHub è possibile anche vedere le modifiche puntuali che vengono effettuate al testo. In particolare alcuni commi vengono eliminati da una versione all'altra e vengono sostituiti con altre. E questo si può vedere chiaramente con GitHub. I progetti in corso disponibili già sulla piattaforma sono vari, vanno dai progetti tecnici a documenti di funzione pubblica, ovviamente vari progetti dei comuni, tra cui appunto il comune di Palermo, il comune di Napoli e di Gioia del Colle, documentazioni e documenti in consultazione da parte di Agid e il numero dei documenti appunto aumenta di giorno in giorno, includendo appunto anche i nuovi kit. E infine, prima di passare la parola a Davide, appunto, come ultima cosa vorrei sottolineare il fatto che abbiamo messo a disposizione questo starter kit, che consiste appunto in uno scheletro di documento che può essere scaricato liberamente, è possibile fare degli esperimenti e poi pubblicarli su Docs Italia. E c'è sempre a disposizione un servizio di supporto agli utenti da parte del team di Technical Writer, di cui faccio parte, e questo è tramite il canale Slack di Developers Italia. Passo ora la parola a Davide che vi descriverà l'evoluzione del progetto. Sì, eccomi. Allora, proverò a raccontarvi un po' dal punto di vista dell'evoluzione di questa piattaforma, come attualmente funziona Docs Italia e come stiamo progettando e anche realizzando in queste settimane la sua versione successiva, una delle sue versioni successive, perché sarà un prodotto costantemente in evoluzione. Quello su cui stiamo lavorando è già in qualche modo a disposizione di tutti, è pubblico perché sta scritto su una roadmap che è possibile raggiungere dalla pagina di Docs Italia, quindi se andate su docs.italia.it c'è un menu accanto al titolo che fa accedere alla pagina che cos'è e proprio in fondo a questa pagina c'è il link a questa board di Trello che è uno strumento di project management che ci aiuta a tenere traccia di tutti i task che abbiamo in lavorazione e abbiamo provato a descriverli in un modo comprensibile a tutti, perché non sono delle descrizioni tecniche, ma delle user stories. Attraverso la pubblicazione di questa roadmap vogliamo anche stimolare la partecipazione di tutti alla costruzione di questo prodotto che è Docs Italia. E quindi vi chiederei anche di dargli un'occhiata, di leggere queste user stories e in base a quelle anche continuare a interagire con il team di Docs Italia al di là del webinar, quindi oltre questo spazio, mediante gli strumenti che mettiamo a disposizione, che sono Slack e il forum. Alla fine vi darò i riferimenti per questo. Lo stato attuale di Docs Italia è, diciamo, abbastanza solido insomma, quindi sta già effettivamente erogando documenti verso tutti i cittadini ed è ospitato su una piattaforma gratuita che si chiama ReadDocs e che attraverso le sue funzionalità riesce a generare delle pagine web che sono quelle che ci fanno visualizzare i documenti di Docs Italia partendo, come vi descriveva prima Alberto, dai repository, quindi dai contenitori di documenti che si trovano su GitHub, dove sono memorizzati i documenti RST che sono proprio la base di Docs Italia. A proposito di questo, vi invito anche a fare proprio un giro per rendervi conto di che si tratta, perché diciamo, descritte a parole sembrano diciamo, delle cose difficili, ma non lo sono. Leggevo proprio un messaggio di Ciro un attimo fa che diceva questo sulla chat del webinar. Basta farsi un giro proprio per riuscire a rendersi conto di quanto è facile utilizzare Docs Italia, ma stiamo provando a renderlo ancora più facile.
Se quindi visitate una delle pagine che ospitano i documenti di Docs Italia, troverete un bottone con scritto Modifica su GitHub che vi porterà direttamente al repository pubblico dove potrete vedere come sono organizzati i documenti in formato RST. Diciamo, la nuova versione di Docs Italia prevede diciamo, delle novità rispetto alla versione attuale che è ospitata su Read the Docs. Avremo quindi un nostro software che non sarà più Read the Docs ma una sua versione derivata sulla quale stiamo lavorando e un dominio unico per tutti i documenti. Quindi non più come adesso dove l'indirizzo diciamo, per ciascun documento è nome del documento.readthedocs.io, ma avremo un docs.italia.it con una struttura che adesso andrò a descrivervi e che permetterà di identificare facilmente il documento ricercato e anche di avere degli indirizzi URL parlanti che quindi sono comprensibili sia per i motori di ricerca sia per gli utenti. La nuova struttura di Docs Italia diciamo, sarà organizzata secondo una logica, come vi anticipava Lorenzo nel primo intervento, secondo una logica di progetti. Quindi non più un'esportazione verso l'esterno delle strutture burocratiche degli uffici delle nostre PA, ma invece qualcosa di più vicino alla percezione dei bisogni dei cittadini, che sono i progetti che hanno un impatto su quella che è la vita quotidiana dei cittadini. I progetti ovviamente afferiscono a determinate pubbliche amministrazioni che li curano, che li realizzano, quindi sarà una struttura d'albero, quella di Docs Italia, che partendo da un punto centralizzato rappresentato dalla home page si diramerà attraverso un certo numero di publisher che saranno appunto le pubbliche amministrazioni e all'interno di ciascuno di questi publisher l'utente navigando potrà trovare dei progetti afferenti a quella pubblica amministrazione. Un esempio nel caso del Publisher Italia, che diciamo è l'organizzazione GitHub del team digitale. È quella dei progetti ANPR, PagoPA, SPID, DAF, quelle che sono nel piano triennale le piattaforme abilitanti. Ciascuno di questi progetti, non so, ad esempio SPID, ha la necessità di esporre un certo numero di documenti, quindi so, per SPID ci saranno delle regole tecniche, ci saranno delle indicazioni per i comuni che vogliono fare l'onboarding con Speed e via dicendo. Quindi la struttura sarà questo albero di facile navigazione che permette facilmente agli utenti di capire dove si trovano e che documento stanno consultando. Ci sarà anche una nuova interfaccia diversa da quella attuale, che è costituita solo dalla home page che linka i singoli documenti su Read the Docs. E invece avremo un'interfaccia molto più evoluta e che metterà in primo piano la funzione di trovabilità dei documenti. Questo perché se parliamo di un hub documentale come quello che è Docs Italia, effettivamente il servizio più importante per il cittadino è la possibilità di riuscire a trovare facilmente le informazioni che sta cercando. Quindi ci sarà la possibilità di navigare attraverso i documenti anche mediante relazioni semantiche e quindi trovare documenti correlati a quelli che stiamo consultando, come anche di filtrare le ricerche per progetti, per publisher o di fare anche se arriviamo effettivamente sull'home page senza sapere, non so, a quale amministrazione, a quale progetto appartiene il documento di nostro interesse, possiamo fare anche una ricerca generale su tutto il documento. Altre funzionalità, queste a servizio delle pubbliche amministrazioni che avrà Docs Italia, saranno quelle di personalizzare in qualche modo l'esperienza dell'utente che naviga all'interno dei documenti pubblicati da una determinata pubblica amministrazione. Prima nella slide precedente si visualizzava il comune di Bagnacavallo, che diciamo, è famoso per essere stato il primo ad aderire all'anagrafe nazionale della popolazione residente. Ecco, sarà possibile offrire proprio ai cittadini
una personalizzazione del lato superiore della pagina dell'header e quindi visualizzare Docs Italia come se fosse un mini sito della propria pubblica amministrazione. Sarà importante, questo risponde a una delle domande che erano state fatte prima, ci sarà un'importante funzione che è quella che permetterà di raggiungere Docs Italia anche attraverso il dominio della propria pubblica amministrazione. E quindi nel caso, non so, del comune di Palermo, faccio l'esempio perché c'è Ciro qui tra di noi, e sarà possibile arrivare con un'URL che poi deciderà ovviamente la pubblica amministrazione, ma che potrebbe essere docs.comune.palermo.it, e quindi arrivare direttamente su Docs Italia dal sito del proprio comune. E questo, dicevo, risponde a una delle domande precedenti che riguardava la doppia pubblicazione. E con questo metodo, scusate, non sarà necessario pubblicare i documenti due volte sul proprio sito e su Docs Italia, perché basterà metterle su Docs Italia e poter fornire un accesso diretto dal proprio sito. E saranno messi a disposizione anche dei widget da poter integrare all'interno dei siti tematici e anche istituzionali delle pubbliche amministrazioni che saranno, diciamo, abbastanza diversi tra loro, quindi si andrà da widget che rappresentano l'intero documento, come a widget che elencano l'indice dei documenti afferenti a un determinato progetto e così via. Un'altra nuova caratteristica è quella del tema, che è già stato rinnovato una volta, ma che diciamo, adesso sta per essere rinnovato di nuovo con un cambiamento ancora più radicale, e qui mi fa piacere rispondere anche ad alcune domande che sono state fatte, in particolare quelle che riguardano l'accessibilità. Il nuovo tema lo stiamo studiando proprio per essere accessibile nel senso previsto dalla legge Stanca, quindi essere accessibile tramite screen reader a tutte le persone che hanno delle disabilità percettive, quindi non riescono a fruire del documento diciamo, attraverso i canali più consueti, ma devono utilizzare delle tecnologie assistive. Oltre ad essere accessibile, sarà anche usabile e quindi diciamo, abbiamo studiato la navigabilità e la trovabilità dei contenuti in base alle esigenze degli utenti. Su questo chiaramente vi chiediamo un feedback sull'usabilità, ma anche sull'accessibilità. Quindi nel momento in cui inizieremo a pubblicare documenti con nuovo tema, ma diciamo anche questo è un prodotto presente su GitHub che chi ha delle skill più tecniche può iniziare a visualizzare, e vi chiediamo di darci proprio dei feedback, di aiutarci a migliorare questi aspetti che riguardano l'usabilità e l'accessibilità. Il nuovo tema supporterà anche le traduzioni in inglese dei documenti, quindi si potrà caricare un documento in due versioni a seconda della lingua, e è previsto uno switch tra le diverse lingue. E saranno tradotti ovviamente anche tutte le etichette a contorno che ci sono nell'interfaccia, non solo quindi il contenuto del testo. Un'altra novità riguarda l'interazione con il forum. Chi di voi ha avuto il piacere di partecipare a una delle consultazioni pubbliche che negli ultimi mesi ha promosso Agid lo conosce, perché Docs Italia realizza quello che è l'articolo 18 del CAD, cioè la piattaforma che permette di interagire con i cittadini, con le imprese, con le altre pubbliche amministrazioni, nel momento in cui un documento deve essere sottoposto a un processo di consultazione. Ecco, adesso sarà possibile interagire diciamo, con i documenti senza necessariamente transitare verso Forum Italia, che resterà comunque lo strumento per le consultazioni, ma che diciamo, potrà essere visualizzato, e si potranno fare anche dei post diretti su Forum Italia restando sulle pagine dei documenti, e anche la possibilità di commentare sarà più granulare rispetto a quanto è stato finora. Attraverso il nuovo tema responsive esporremo anche una serie di metadati del documento, più in là esporremo anche delle API per diciamo, i più tecnici in modo da poter ottenere da Docs Italia tutte le informazioni necessarie in formato aperto sui documenti pubblicati,
soprattutto realizzeremo un nuovo punto d'ingresso, una nuova home page, che sarà ovviamente organizzata in modo diverso da quella attuale, perché attualmente non abbiamo più di un publisher. Ma abbiamo solo il publisher Italia, quindi diciamo tutte le card che vedete nella home page di Docs Italia rappresentano documenti dello stesso publisher. Quando diciamo, tante amministrazioni faranno onboarding su Docs Italia, avremo un'home page che sarà organizzata esattamente come vi dicevo prima, quindi rispettando quella struttura fatta ad albero di publisher, progetti e documenti. Come partecipare? Vi ho chiesto più di una volta di interagire durante questo mio breve intervento e ve lo ricordo, abbiamo un canale Slack che per chi non lo conosce è un sistema di instant messaging diciamo, focalizzato sulle attività lavorative, non quelle ricreative, è perfettamente integrato con degli strumenti di collaborazione e condivisione di documenti ed è gratuito. Esiste un workspace che è quello di Developers Italia, al quale potete accedere con il link che appare adesso nella diapositiva che sto visualizzando. E lì ci sono, diciamo, all'interno del workspace tanti canali che corrispondono a diversi progetti di trasformazione digitale attualmente in corso. C'è ovviamente anche il canale Docs Italia dove vi invitiamo a raggiungerci per scambiarci feedback, idee e eventuali anche domande. E poi l'altro strumento che conoscete tutti è stato nominato da tutti, quindi non sto qui a spiegarvi cos'è, che è Forum Italia, che ha anche lui ecco, una sezione dedicata alle consultazioni, alle linee guida di design. Adesso darei un'occhiata a alcune domande che avevo appuntato, provo a rispondere velocemente, se non ho già risposto. Qualcuno chiedeva durante l'intervento di Lorenzo sulle parole chiave utilizzate dai cittadini per cercare di risolvere i loro problemi. Il primo riferimento più importante l'ha dato Lorenzo, che è quello di Google Trends, ma vi invito anche a studiare come funziona la Google Search Console, sulla quale abbiamo dedicato un paragrafo nelle linee guida di design di cui vi ho appena inviato il link in chat. Perché permette proprio di capire quali sono le parole chiave che gli utenti cercano quando poi effettivamente raggiungono le pagine dei nostri siti web. Questo è un primo riferimento. Ecco, poi qualcuno aveva chiesto a proposito degli URL dei documenti, quindi spero di aver risposto a questa domanda quando vi ho detto che il nuovo Docs Italia avrà degli URL parlanti, che quindi saranno, forse non vi ho esplicitato la struttura, ve lo dico adesso, saranno docs.italia.it/ nome del publisher, quindi ad esempio Comune di Palermo, slash nome del progetto, quindi non so, ad esempio mobilità, slash nome del documento. Questo garantirà, oltre diciamo, una maggiore comprensibilità, anche che effettivamente il documento pubblicato appartiene a Docs Italia, quindi al dominio Docs Italia. Qualcun altro aveva chiesto se si può limitare l'accesso ai documenti in Docs Italia, un insieme ristretto di persone. Direi di sì, certamente si possono impostare documenti anche in una modalità privata o non in elenco, però questa funzionalità non è ovviamente rivolta ai documenti sensibili, cioè a quelli che non dovrebbero essere pubblicati, perché comunque ci sarebbe ecco, anche il problema di limitare la visibilità dei codici sorgenti su GitHub. Quindi questa funzionalità che limita l'accesso è pensata per avere, diciamo, in fase di lavorazione un accesso privilegiato al documento per poi andarlo a pubblicare definitivamente. Le ultime due domande, ecco, riguardavano il backup dei documenti e la firma digitale. Allora, a proposito del backup, vi dico che si tratta di qualcosa di non necessario perché stando su GitHub i documenti sono già in cloud. E quindi diciamo, tutta la parte di conservazione dei documenti è in qualche modo stata già assolta. E rispetto alla firma digitale non si può fare con le pagine web perché sono oggetti dinamici, ma da Docs Italia si potranno linkare i PDF firmati. Mi fermo qui, ripasso la parola a Michela, spero di non aver sforato troppo, ma ho provato anche a rispondere alle domande.
Benissimo, grazie Davide. Quindi già diciamo, hai risposto a tutte le domande in diretta e chiederei agli altri relatori se vogliono aggiungere qualcosa. Chiedo quindi a Lorenzo, Ciro e Alberto se vogliono riattivare le loro webcam. No, solo un saluto e un ringraziamento a tutti i Mi sei bloccato. partecipanti, Mi anche sei la chat molto bloccato. vivace. Grazie mille a tutti. Pronto? Ecco. Ok. Va bene, direi Davide, ti ringrazio per il tuo intervento perché ha un po' chiarito, diciamo, il panorama, perché appunto mi è sembrato di capire anche che un po' il problema fosse anche quello proprio del confine, di che cosa appunto vada pubblicato su questa piattaforma, ma con questo quadro che ci hai fatto, con questo panorama, sicuramente chiarisce molto di più appunto gli obiettivi di questa piattaforma. E non so se Alberto e Ciro volete aggiungere qualcosa. Lorenzo, non so se... Io ho letto qualche commento, ad esempio Patrizia Saggini chiedeva, facciamo una sessione pratica, disponibile. Una sessione pratica per costruire. Intanto il suggerimento è quello di vedere appunto questi tutorial che sono stati messi comunque a disposizione, no? Sulla piattaforma, quindi magari appunto oggi abbiamo dato degli input un po' per degli stimoli per insomma approfondire e sicuramente poi eventualmente si può pensare anche a qualcosa di più tecnico, sicuramente mirato a dei profili diciamo più tecnici, insomma. Poi come diceva Ciro, anche questa conversione è più semplice di quanto possa sembrare, insomma, all'inizio, quindi ecco, andiamo e poi Ciro appunto è sempre disponibile per ogni tipo di supporto. E allora, intanto volevo nel frattempo comunicarvi che la prossima settimana, il 12 giugno, abbiamo un webinar sulle competenze digitali, quindi se vi interessa potete già iscrivervi. E non vedo Lorenzo, probabilmente insomma, è impegnato in questo momento. Eccolo, ok, eccoti Lorenzo. Bene, non so se vuoi chiudere in qualche modo questo webinar. Sì, ti ringrazio Michela, io volevo ringraziare tutti i partecipanti e credo che abbiamo costruito un primo nodo sul tema dei contenuti del linguaggio all'interno di una cornice più ampia che mette al centro gli utenti, la ricerca con gli utenti, i bisogni degli utenti, questo credo sia un passaggio importante. Abbiamo degli strumenti operativi, sicuramente dobbiamo iniziare a utilizzarli e mi sembra molto interessante lo spunto di organizzare delle sessioni o delle modalità operative sia sulla guida ai contenuti sia sulla guida Docs Italia, una cosa come lo uso, diciamo, molto pratica, la vedo molto bene come prossimo passaggio. Aggiungo che ci sarà anche uno stesso ragionamento da fare sulla SEO. Ne abbiamo parlato Michela perché è un tema molto collegato ai contenuti, l'ottimizzazione per i motori di ricerca. E quindi si potrebbe in qualche modo proseguire questo, diciamo, filone di ragionamento nei prossimi mesi, progressivamente affrontando tutti questi diversi aspetti. Grazie a tutti per la partecipazione, grazie a te Michela, come sempre, per il coordinamento. Grazie. Grazie a voi per i preziosissimi contributi. Allora, per chi è interessato il 12 giugno con le competenze digitali potete già iscriversi e seguiteci comunque perché abbiamo anche in programma altri webinar per questo mese e il prossimo. Quindi grazie a tutti e alla prossima, buona giornata e buon Ciao. pranzo. Ciao, arrivederci.